campo di società epocale, al calcio dell'Inter, del campione d'Italia, proprio mentre stavano conquistando la seconda stella, l'Inter è passato in quel campo. Com'è che avete gestito questo cambio di scenario così, anche clamoroso per certi versi, perché fino a qualche settimana prima non doveva dire nessuno, se lo sarebbe immaginato, forse così, questo calcio, solo per dire adesso. Cerco di mettere in ordine cosa è successo, quindi prima abbiamo celebrato la seconda stella, frutto di un lavoro importante che è stato impostato negli ultimi anni, con una squadra che ha giocato un calcio veramente spettacolare nella stagione in corso, quindi il lavoro che è stato fatto dall'area sportiva, supportato chiaramente dalla società, è stato diciamo molto molto importante. Il modo soprattutto in cui è stato vinto ci ha reso ancora più orgogliosi, perché vincere un campionato in un derby e vincere la seconda stella dopo 58 anni è, diciamo, che ha reso ancora più memorabile questo risultato. Poi è avvenuto il cambio di proprietà, un cambio di proprietà che però, lasciatemi dire, questa nuova proprietà è già presente all'interno del club da più di 3 anni, quindi ci conosceva. Il messaggio è stato quello assolutamente di continuità e stabilità, quindi questo passaggio c'è stato, un passaggio che è avvenuto in modo anche abbastanza naturale, chiaramente perché gli interlocutori già ci conoscevano. La cosa importante è che le ambizioni del club non sono modificate, quindi l'obiettivo e il DNA dell'Inter è quello di continuare a lottare per le posizioni più alte, perché questa è la nostra storia, e di conseguenza ci auguriamo che questo nuovo capitolo che si è aperto con la nuova proprietà possa proseguire all'insegna dei successi degli ultimi anni. È chiaro che è un investimento, ecco, nell'ottica che dovrei vivere, com'è che cambia? Perché credo che non possa essere la stessa cosa, no? Io penso che invece il principio, quello che ha sempre guidato la governance degli ultimi anni, è quello che affronteremo da qui avanti con una nuova proprietà che è una vita, quindi è sempre il concetto della delega, il concetto di delega che viene data al manager, in questo caso anche al nuovo presidente Beppe Marotta, che qui voglio fare ancora una volta i complimenti per la nomina, che è sinonimo di stabilità, garanzia e anche di esperienza, e di conseguenza il fatto di così ancora una volta dare fiducia ai manager che hanno operato negli ultimi anni e garantendo dei risultati sia sul campo che fuori dal campo, penso che sia un elemento in comune, indipendentemente dalla proprietà, che sia una famiglia o che sia un private equity, nel momento in cui vengono riconosciute le competenze e viene data una delega a operare, poi il resto viene da sé con il lavoro. Due cose, una sullo Starbuck, molto il cambio di proprietà. Ci potrebbe essere un'accelerazione da quel punto di vista, ma si è detto, come hanno detto alcuni presidenti finora, ci sono dei problemi effettivamente legati alla burocrazia, alle leggi che vi ostacolano. Cosa è che devo pensare, tifosi dell'Inter, tra 10 anni, vedi i tifosi dell'Inter andare a San Siro o andare magari da un'altra parte a Losanna? Intanto diciamo che è sotto gli occhi di tutti che esiste un problema in questo paese, che è stato detto prima, che purtroppo gli impatti burocratici non aiutano sicuramente gli investitori a realizzare le opere infrastrutturali in questo paese. Noi abbiamo presentato un progetto nel 2019 nel Comune di Milano e ancora oggi siamo in una piena discussione e non abbiamo ancora visto la conclusione di questo iter procedurale. Dall'altro lato siamo stati costretti, lasciatemi dire, ad avere un piano B, e il piano B è quello di avere un impianto di proprietà a Rozzano. Stiamo perseguendo quella strada, abbiamo un'esclusiva fino a fine gennaio per valutare quest'area. È chiaro che l'alternativa che oggi c'è ancora sul terreno è quella di una possibile ristrutturazione di San Siro, che il sindaco di Milano ha messo in mano a WeBuild, e i risultati li vedremo a fine giugno. Ma la cosa fondamentale è comunque dare la possibilità a club come il nostro di poter competere a livello internazionale. Se non si hanno le infrastrutture diventa sempre più difficile, perché il gap che oggi abbiamo in termini di ricavi che vengono generati da nuovi impianti è troppo importante per continuare a non riuscire a coprire questo gap. Quindi
quello che posso dire ai tifosi interisti e a tutti i tifosi e gli appassionati di calcio è che è necessario avere delle infrastrutture moderne per fare sì che i nostri tifosi possano venire e gioire in un ambiente che noi riteniamo consono, quello che viene detto nella cosiddetta fan experience che oggi San Siro garantisce, perché garantisce, ma con secondo noi delle lacune che sono dovute agli anni che ormai si avvicina ai 100 anni San Siro, quindi è necessario intervenire assolutamente. Ma c'è un aspetto, l'ultimo, poi le competizioni giocherebbero 69 partite, cominciando il 16 di agosto fino al 13 luglio del 2025. In più ci sono gli eventi delle nazionali, ora le partite, diciamo, per scagionare preventivamente la Lega, altrimenti le partite non aumentano in Italia, ma aumentano all'estero, perché la FIFA e la UEFA continuano a aumentare il numero di manifestazioni, a aumentare le partite all'interno delle manifestazioni, per cui c'è la Federation Cup, la Confederation, la Champions League con partite, la Coppa del Mondo del club. È più la preoccupazione, la soddisfazione per i soldi che stanno arrivando, o la preoccupazione, che sono importanti, perché il club vive ovviamente anche di questo, oppure c'è anche grande preoccupazione per la gestione dei calciatori, perché poi le partite sono molto spropositate. Intanto sono un dato oggettivo a questo fenomeno, un fenomeno che ormai risale a 2 o 3 anni fa, che forse si viene affrontato oggi in maniera molto, molto importante. È chiaro che un club di calcio deve aspirare sempre alle competizioni sportive, essere presente alle più importanti competizioni sportive anche con l'ambizione di vincere, perché questo è lo sport. Un club come il nostro deve essere presente a tutte le competizioni cercando di fare il meglio e raggiungere i più alti risultati. Poi è chiaro che l'interesse del nostro club e di tutti i club è quello della tutela della salute dei nostri giocatori, quindi qui combinare un impegno prolungato dei nostri giocatori con la salute fisica, forse questo è l'aspetto che ci interessa di più tutelare, ma dall'altro lato non possiamo rinunciare a competizioni che per il lustro e per l'opportunità di dare al club una visibilità a livello internazionale, sottrarsi sarebbe un po' così violare un po' quello che è la nostra identità valoriale, essere presenti su tutti i palcoscenici e cercare di anche ottenere dei risultati importanti. La salute dei giocatori è assolutamente comunque una delle priorità che anche noi come club all'interno abbiamo, ed è per questo che forse la rosa che abbiamo costruito anche per vincere uno scudetto in Italia è una rosa che in questo momento riteniamo essere in grado di affrontare gli impegni che dovremo affrontare nella prossima stagione. Grazie.